In questi 20 anni sono passate una serie di linee che hanno reso più difficile governare il paese. Quando dico governare il paese, dico sia governarlo dal governo che governarlo dall'opposizione. Perché è diventato tutto più difficile? Perché in questi 20 anni sono stati smantellati una serie di pilastri fondamentali per la dialettica democratica di questo paese. Quali pilastri? Primo pilastro, come è stata smontata l'economia pubblica nel paese. Ce l'hai con i liberisti che pensavano che il mercato avrebbe sistemato tutto? No, che lo smantellamento avrebbe sistemato automaticamente tutto. Questa è una pagina ancora oscura della storia politica italiana di oggi. Per un periodo l'ha detto anche il tuo amico Tremonti, sì. Questa cosa qua. No, l'hai rimproverato il tuo discepolo? No, io non ho discepoli perché... Vabbè, dai. No, dico perché ci sono figli di una stagione politica e basta. Non, ma questa è una pagina questa stagione oscura. Ci sono questa, figli questa, di... Questa pagina dello smantellamento dell'economia pubblica in Italia è una pagina oscura. Ed è oscura non tanto per i risvolti del depauperamento e distruzione di un patrimonio pubblico e di risorse pubbliche, quanto perché è avvenuta in maniera oscura ed occulta. Ancora oggi la Corte dei Conti non ha i verbali delle commissioni della privatizzazione del sistema pubblico dell'economia.